La Vigor per darsi alla fuga in solitaria, il Fonte per riaccendere una corsa al primo posto che sembra ormai compromessa. Il big match della 19ª giornata vede la squadra di Persia vincere per 3-1 sui diretti avversari, portandosi a più 9 sulla seconda in classifica. Giornata nera quella dei ragazzi in maglia bianca che, oltre a mancare l'occasione per vendicarsi della sconfitta subita nell'ultima finale di Coppa Lazio proprio contro la Vigor, si vede sfilata dalle mani anche la seconda posizione, ora occupata dalla Roma. Parte forte la Vigor che si rende subito pericolosa con Fofana, il quale già a segno nel match di andata non riesce nella girata, mancando così l'obiettivo. Al 20esimo del primo tempo arriva il primo squillo del Fonte con Mascio Pinto che su punizione non trova né forza né precisione. Facile la presa per Paulizzi che blocca in due tempi. Pochi minuti dopo ecco allora la prima grande occasione del match con Fiorini che su calcio d'angolo si inserisce bene e scheggia la traversa. Legno che salva gli ospiti dallo svantaggio. Appuntamento con il gol solo rimandato per la formazione blaugrana, la quale passa in vantaggio al 30esimo grazie a questo regalo di Donati. Ne approfitta Capparella che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e sigla un gol pesantissimo. Rete che sblocca il match e che fa impazzire il Vigor Center. Al 39esimo un altro pasticcio difensivo costa al Fonte la rete del 2-0. Sul lungo rilancio della difesa si avventa Capparella che approfitta dell'indecisione della coppia centrale avversaria e beffa con un tocco di testa a Donati, uscito malissimo dalla porta. Può allora risultare il numero 8 che punisce nuovamente un'imprecisione degli avversari e che porta i suoi in vantaggio di 2. La Vigor vola sull'entusiasmo e a pochi secondi dal doppio fischio sfiora la terza rete con Spaccatrosi, il quale a porta completamente libera fa cilecca, graziando Paschetti. Nella ripresa scende in campo per riaprire la partita il Fonte, che cambia assetto e si riversa nella metà avversaria. Dopo 20 minuti, privi di occasioni, ci prova allora Perez, il quale però è disturbato nella conclusione e non c'entra la porta. 10 minuti dopo, ecco che il risultato cambia. Ascolese, dall'out sinistro, trova bene Mascio Pinto, che non aspettava altro. Il numero 10, di prima intenzione, batte Paulizzi, riaprendo la partita accendendo così i minuti finali. A sfiorare il pari poco dopo è ancora il fantasista del Fonte, che da palla ferma cerca di beffare il portiere sul suo palo. Buona l'idea, meno l'esecuzione, con il tiro che sfila al lato. Al 35esimo ha l'occasione per chiuderla la Vigor, con Fraschetti che neutralizza bene una prima conclusione e poi è formidabile nel deviare in angolo la botta di Nardoni. Con il passare dei minuti si sbilancia in avanti il Fonte, lasciando spazi per le ripartenze, e allora Spaccatrosi con un lungo rilancio a trovare Ardel, il quale vince il contrasto con il portiere, evita l'intervento proprio di questo e serve Capparella, che neanche a dirlo punisce il Fonte e chiude la partita. Tripletta da sogno per il talento rossoblu che, oltre ad essere il capocannoniere della competizione, è senza dubbio l'MVP della giornata. Al triplice fischio può allora esplodere di gioia la Vigor, che festeggia la vittoria e che ottiene la certezza quasi matematica di arrivare da prima in classifica a delle fasi finali che senza dubbio la vedranno tra le protagoniste.